Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla terza puntata del mio format Porto GDG. Come avrete letto già dal titolo, oggi il nostro ospite sarà Tommaso Miglietta. Ciao Tommaso. Grazie dell'invito, ragazzi. Quindi ti chiedo, che valore ha per te la cultura e la tradizione salentina? Allora, per me la cultura salentina è intesa anche come quella che è la musica tradizionale appunto del territorio, comunque ha un valore importantissimo, e in quanto è proprio grazie a lei che ho potuto girare mezzo mondo, direi, e quindi ha un valore veramente molto prezioso e da custodire. Giusto, sì. E nel tuo percorso musicale hai degli obiettivi che vorresti raggiungere? Certo, allora speriamo di raggiungerli. E ora, appunto, come hai detto prima, sto studiando in conservatorio, e quindi adesso punto a laurearmi. E comunque ci sono, oltre alla musica, tanti progetti televisivi, tanti programmi. E infatti, da aprile partono le registrazioni di un nuovo programma dell'Auditorium di Napoli, però non posso fare spoiler, lo scoprirete vivendo. Però oltre alla televisione speriamo comunque di andare avanti con la musica e magari chissà di diventare un batterista, barra percussionista, insomma, come devo dire, famosissimo. È molto bravo quello. Come e quando è nata l'idea di iscriverti al collegio? Allora, l'idea ci è stata sempre, perché io ho iniziato a vedere il collegio dalla prima o addirittura dalla seconda edizione, e mi è sempre piaciuto quel, come dire, quel curiosare e quel capire veramente com'è la vita all'interno del collegio, solo che ovviamente ancora io non avevo 14 anni per poterlo fare, e una volta compiuti ho detto proviamoci, voglio mettermi alla prova. Questo è, diciamo, che è stato il motivo più importante, quello di mettermi alla prova per vedere, per testarmi, tra virgolette, all'interno del collegio. Poi ovviamente ambientato in quegli anni, quindi con regole molto rigide, severe, e nulla, comunque avrete visto, insomma, sì, com'è andata, ecco. Come è stato partecipare a questo reality show ai nostri giorni? Cioè, è stato difficile per te questa epoca diversa? Allora, all'inizio sì, perché ovviamente ti trovi catapultato in un mondo che non sei abituato a vivere, giustamente, e come dire, sembra tutto un po' così strano, però alla fine ci fai l'abitudine, perché comunque ci vivi lì dentro e devi viverci e quindi ti abitui alle regole più rigide magari di quello che siamo abituati noi, ti abitui al cibo che, ahimè, lascia desiderare, però all'inizio è stata un po' dura, però poi ci si abitua dopo pochissimi giorni. Allora, e adesso è arrivato il momento delle telefonate. Allora, aspettiamo qualche chiamata, dai, siamo curiosi. Io personalmente sono molto curioso delle domande da casa. Mentre aspettiamo qualche domanda, c'è qualche aneddoto particolare, qualche backstage che vorresti dirci del collegio? Questo purtroppo non posso dirlo, relativo a tutto quello che è il backstage. Purtroppo, altrimenti no, avrei da raccontare tantissimo, però purtroppo non posso dirlo, mi dispiace. Beh, ragazzi, noi aspettiamo le domande e è il vostro momento. Dalla regia ci dicono che abbiamo una chiamata. Sì. Quindi, pronto? Sì, ciao, sono Luigi da Lecce. Volevo ciao, chiedere Luigi. se c'era tempo libero al collegio o dedicavate tutto il tempo allo studio e alle registrazioni? Allora, ti rispondo nel limite, perché appunto, come ho detto prima, ci sono domande a cui non posso rispondere. Ecco. Comunque sì, c'erano dei momenti più liberi, e c'era quel giorno magari dove non si stava così tanto tempo nelle aule, però sì, è normale, anche perché sennò impazzivamo. Pronto? Pronto, sono Francesca. Ciao Francesca. Avrei una domanda da fare. Sì. Quanto
voteresti la tua esperienza da 1 a 10 e cosa ti ha lasciato? Quella del collegio, intendi? Sì, certo. Ok, allora, da 1 a 10 la mia esperienza del collegio, penso che gli darei un 8, 8 e mezzo, diciamo, un 8 abbondante. E comunque mi ha lasciato tantissime cose all'interno, all'interno di me stesso intendo, quindi sì, direi che 8 e mezzo sarebbe un buon voto, ecco. Hai qualche esperienza particolare da raccontarci? Non lo so, qualche gossip? Riguardante sempre il collegio? Sì, sì, certo, riguardante sempre la tua esperienza. Non saprei, qualche gossip. No, guarda, al momento non mi sta venendo nulla. Poi comunque stavo rispondendo a una domanda in chat, appunto, che mi chiedevano se c'è stato qualche amore all'interno del collegio. E comunque, se l'hai seguito, penso che sai che c'è stata quella frequentazione tra Gabriel Rennis, Lisandrus, tra Severoni, Priscilla, quindi sì, è nata qualcosa comunque, però non di più. Okay. Com'è stato stare in collegio senza cellulare per tutto quel tempo? Allora, senza cellulari, allora ti devo dire che comunque io non sono un tipo che sta eccessivamente al telefono, quindi all'inizio sembrava molto strano, devo dirti, perché ovviamente non sapendo anche l'orario si perdeva la connessione del tempo, quindi era molto strano. Poi ci fai l'abitudine e neanche ci pensi più. Allora ragazzi, dobbiamo chiudere la puntata. Grazie per essere state con noi, grazie per aver chiamato, grazie per aver scritto in chat. Io ringrazio voi comunque dell'invito, dell'ospitalità. Vabbè, grazie di tutto e grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. We'll be right back.